apparve di nuovo nel Cenacolo, in mezzo ai discepoli. C'era anche Tommaso. Si rivolse a lui e lo invitò a toccare le sue piaghe. E allora quell'uomo sincero, quell'uomo abituato a verificare di persona, si inginocchiò davanti a Gesù e disse: «Mio Signore e mio Dio». Le piaghe di Gesù sono scandalo per la fede, ma sono anche la verifica della fede. Per questo nel corpo di Cristo risorto le piaghe non scompaiono, rimangono, perché quelle piaghe sono il segno permanente dell'amore di Dio per noi e sono indispensabili per credere in Dio. Non ho avuto vergogna della carne di Cristo. Non si sono scandalizzati di Lui, della sua croce. Non hanno avuto vergogna della carne del fratello, perché in ogni persona sofferente vedevano Gesù. Sono stati due uomini coraggiosi, pieni della parresia dello Spirito Santo, e hanno dato testimonianza alla Chiesa e al mondo della bontà di Dio, della sua misericordia. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est, alleluia, alleluia.